Buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano. C'è veramente l'atmosfera delle grandi occasioni nell'Education City Stadium. In questo momento, come di consueto, vengono distesi gli stemmi delle due squadre che si affrontano quest'oggi. Il Marocco, che viene piazzato alla nostra sinistra, la Spagna, quella piazzata alla nostra destra. C'è grande prevalenza negli spalti, per quello che possiamo vedere, di tifosi di fede marocchina, perché li abbiamo visti anche arrivando peraltro allo stadio per la metropolitana. È molto vicino lo stadio al centro stampa, come dicevi tu, e gran parte dei tifosi erano di fede marocchina. Un Marocco che ci crede, un Marocco che fa bene a crederci, perché ha conquistato il suo girone, un girone decisamente complicato in cui c'erano la Croazia, il Belgio e il Canada. La Spagna invece arriva a questo appuntamento dopo aver perso in maniera abbastanza particolare con il Giappone, una sconfitta indolore. È comunque passata alla fase successiva dei mondiali, ma che forse potrebbe aver tolto qualche certezza alle furie rosse. Bono che sbaglia il rinvio, dando la possibilità alla Spagna di gestire un pallone, la conclusione, la traversa, e poi sul tentativo di tap-in da parte di Ferran Torres la grande deviazione che va a mettere il pallone oltre la linea, oltre la traversa e in curva. C'era arrivata però anche la segnalazione di fuorigioco da parte del segnaline ad invalidare comunque sia in ogni caso l'azione. C'era un uomo della Spagna, segnatamente lo stesso giocatore con la maglia numero 11, Ferran Torres, che era andato a concedere il pallone a Gavi per la conclusione, poi finita sulla traversa, palla che poi, come detta, è finita fuori. Era evidentemente in fuorigioco il giocatore spagnolo, ma che rischio corso da parte del Marocco. Questa volta hanno rischiato decisamente troppi difensori, ma soprattutto il portiere. Ma le profondità per Asensio, attenzione, la gran botta di Asensio, la palla che va a sbattere sull'esterno della rete. Provano a sfondare lateralmente adesso i giocatori africani, non ce la fanno, ma il pallone viene ancora recuperato dal Marocco, che prova la conclusione da lontano con la gran botta da parte di Agherda, la parata a terra in due tempi di Unai Simon, che disinnesca la minaccia. Il traversone che arriva sul secondo palo dove era pronto El Nesiri, la palla non ci arriva ma arriva sui piedi di Bufalle. Le finte ancora di Bufalla che la rimette in mezzo, il colpo di testa e la palla che finisce alta di un soffio. Il colpo di testa in percussione centrale da parte del giocatore con la maglia numero 5, Agherda, che si era portato in avanti. Azione splendida da parte del Marocco, soprattutto è estrinsecata perfettamente una volta di più da parte di Bufalla, che è riuscito con una finta a mandare nuovamente al bar il proprio dirimpettaio Marcos Llorente a mettere in mezzo un pallone. Il colpo di testa di Agherda Aldo Di Coco, la battuta del calcio di punizione direttamente in porta Dani Olmo sul tocco di Asensio con i pugni. Bono a mandare il pallone lontano dalla propria porta, una sassata quella da parte di Dani Olmo, che di collo pieno con il destro è andato alla conclusione centrale, ma molto potente, non se l'è sentita di bloccarla Bono, andando a respingere con i pugni, mandando il pallone direttamente in fallo laterale. Ma adesso ancora Spagna in avanti con Nico Williams, che mette il pallone in mezzo per Morata, la conclusione di Morata che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca a toccarla e si va a spegnere in fallo laterale. Altra possibilità per i giocatori spagnoli di andare a buttare un pallone all'interno dell'area di rigore, visto che siamo una quarantina di metri dalla porta difesa da Bono, posizione decentrata, fascia di sinistro. Dunque immagino che Dani Olmo andrà con il destro a metterla in mezzo, un pallone dove ci sarà un nugolo di uomini pronto ad intervenire, a spazzare l'area di rigore per quello che riguarda il Marocco e a cercare di colpire il pallone per quello che riguarda la Spagna. Il pallone direttamente in porta, nessuno lo tocca e Bono se lo vede sbucare da una selva di gambe all'ultimo momento e lo va a mettere in calcio d'angolo. Queste sono palle pericolosissime, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, finiscono qui i tempi regolamentari e allora si andrà ai supplementari. Seconda partita di questi mondiali che andrà ai supplementari, Marocco 0, Spagna 0. Marocco che prova ad andare via con grande efficienza, attenzione che tira in area di rigore, la conclusione, la risposta da parte di Unai Simon, che con i piedi riesce in qualche maniera a disinnescare la conclusione di Khedira dal cuore dell'area di rigore. Occasione colossale per il Marocco, innescata da Unai che ha messo in movimento Khedira. Mancano 60 secondi al termine dei 3 minuti di recupero decretati in questo secondo supplementare di questa infinita sfida da Marocco e Spagna, che è ancora ferma sullo 0-0 e che si avvia ai calci di rigore. Ma c'è ancora tempo, Busquets finta la conclusione, va poi a servire Fati che cerca poi il dai e vai con Balde, il pallone che viene invece recuperato da Gavi che lo rimette in mezzo. Il traversone sul secondo palo, arriva Sarabia che non inquadra la porta, la posizione defilata, porta in vero molto piccola da quell'angolazione, con il piatto ha cercato una sorta di tiro cross che non inquadra lo specchio della porta e su cui Massimo Orlando non riesce ad arrivare nessuno. Ma queste sono palle molto rischiose, perché lì veramente basta che attaccante o difensore la tocchi e finiscono in porta. Assolutamente, che rischio qui, palo esterno, palo qui veramente era posizione regolare, fa una grandissima giocata. Che sfortuna la Spagna, aveva calciato benissimo e qui davvero miracolo per il Marocco non aver subito il gol.
e si andrà ai calci di rigore sul calcio di rinvio di Bono. Finiscono i tempi regolamentari, finisce anche il recupero e si andrà dunque non ai calci ma ai tiri di rigore, così come si chiamano. Il calcio di rigore è quello che viene decretato durante i tempi regolamentari. Marocco 0, Spagna 0, come la sigla di un famoso programma televisivo di qualche anno fa, la cinica lotteria dei calci di rigore è pronta a celebrarsi sul terreno di gioco dell'Education Stadium, Education City Stadium di Doha, Qatar. Marocco il primo a battere il tiro di rigore numero uno, tutto è pronto, si aspetta solamente il fischio dell'arbitro. Sabiri contro Unai Simon, il giocatore della Sampdoria prende adesso la rincorsa, va a battere con il destro spiazzato, Unai Simon segna il primo calcio di rigore in Marocco. Massimo Orlando, che dire, bravo quando spiazzi il portiere, anche se rivedendo mi sembra che si sia buttato un po' prima, no? E Simon, però stiamo parlando di rigori, quando il portiere battezza un angolo chiaramente si lascia andare prima. Comunque molto freddo Sabiri. Il boato di fischi che sentite in sottofondo sta a sottolineare il fatto che sta per andare a tirare un giocatore spagnolo, e si tratta proprio di Pablo Sarabia, che ha visto molto da vicino la porta senza centrarla ed è pronto adesso a cercare di trasformare questo tiro di rigore con il mancino. Pablo Sarabia contro Bono, Bono portiere del Siviglia, Unai Simon portiere dell'Atletico Bilbao. Pablo Sarabia maglia numero 22, la sua rincorsa, gioca nel Paris Saint Germain, arriva il fischio del direttore di gara, la battuta, il palo, sbaglia la Spagna e il Marocco in vantaggio. Marocco 1, Spagna 0, rigore battuto molto angolato, aveva intuito Bono ma la palla è andata ad infrangersi, Massimo Orlando, sulla base del palo. Ok, ti posso dire, è un rigorista, è chiaro che è entrato per quello, però la faccia che aveva fatto dopo aver preso il palo all'ultimo secondo, secondo me non prometteva niente di buono, e infatti è andato con la paura e ha preso il palo. Io non gliel'avrei fatto calciare proprio perché aveva preso quel palo e sinceramente aveva visto il gol svanire all'ultimo secondo, e ti può restare in testa un errore, un mancato gol del genere. E adesso tocca al Marocco con Ziyech con il mancino, rincorsa corta, il fischio del direttore di gara. Ziyech contro Unai Simon, la battuta, il gol, conclusione centrale. Unai Simon si butta alla sua destra, Marocco 2, Spagna ancora 0, la Spagna deve ancora tirare, ma questo molto ben battuto tiro di rigore, Massimo Orlando, è un rigore che mette tanta tanta pressione sul giocatore spagnolo che adesso deve tirare. Assolutamente, perché qui non ti puoi più permettere di sbagliare, se no vai a distanza di due rigori e sono tanti su cinque ovviamente. Qui dispiace ovviamente la faccia di Sanabria, però i rigori sono così, inutile stare qui a commentarli per la millesima volta, purtroppo c'è chi piange e chi ride, staremo a vedere. Comunque grande responsabilità adesso per il giocatore spagnolo. Soler, rincorsa fino al limite dell'area di rigore, andrà a battere con il destro, sguardo basso, non ha mai guardato in faccia a Bono, il portiere marocchino. La rincorsa lenta da parte di Soler, la parata di Bono, Marocco 2, Spagna 0. Massimo Orlando, dalla rincorsa, è facile dirlo a posteriori, ma dalla rincorsa di Soler avrei scommesso che non avrebbe centrato la porta. No, ma lo hai detto subito, non guarda il portiere, calcia malissimo, perché qui veramente è il tipico rigore con paura, no? Perché a mezza altezza, lento, ci sta, purtroppo i rigori sono così. Per il momento grande euforia dalla parte del Marocco, e la Spagna ovviamente con grande delusione perché sono stati calciati davvero male, ma ripeto, i rigori sono questi. Ma adesso tocca a Benun, la rincorsa, la parata di Unai Simon che tiene viva la Spagna, sbaglia anche Benun che era entrato pochissimi minuti prima della fine della partita. Hanno sbagliato, Massimo Orlando, entrambi i giocatori entrati apposta per tirare i calci di rigore. Sì, davvero, e mi sa che qui vedi delle volte che non vuol dire, anche se entri gli ultimi minuti, chiaramente i rigori si provano anche in allenamento, dunque questi ragazzi che hanno sbagliato sicuramente li sanno battere. Qui bravo comunque Simon a battezzare l'angolo, anche se sinceramente anche questo qui è stato calciato in modo lento e non bene dal giocatore marocchino.
Sergi Busquets si affida all'esperienza, Luis Enrique, un rigore pesantissimo, Marocco 2, Spagna 0, dal dischetto Sergi Busquets per cercare di riaprire la serie dei tiri di rigore, la rincorsa lenta con il destro, ancora la parata da parte di Bono, sbaglia anche Sergi Busquets esattamente come il Giappone, anche la Spagna sbaglia tutti e tre i primi calci di rigore. Massimo Orlando. Eh sì, è qui la paura, perché anche la faccia di Busquet, ripeto, noi vediamo dal di fuori, è un commento abbastanza normale quello che facciamo, però la faccia non era bella neanche la sua, è un giocatore esperto ma calcia male perché lento, mezza altezza, bravo chiaramente il portiere ad intuire, però davvero i spagnoli sono andati in tilt in questi rigori. Se il Marocco segna arriva ai quarti di finale, perché il Marocco ha segnato due rigori, la Spagna ne ha ancora due a disposizione, ma tocca tirare al Marocco. Se il Marocco va a quota 3 la Spagna non può più raggiungerlo, e dal dischetto va un certo Hakimi, Achraf Hakimi, il giocatore forse più rappresentativo del Marocco, dal dischetto contro Unai Simon, la rincorsa con il destro, la battuta, il cucchiaio di Hakimi porta il Marocco ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia della Coppa del Mondo. Il cucchiaio di Hakimi a trafiggere imparabilmente Unai Simon. Il Marocco vince, il Marocco va ai quarti. Massimo Orlando. Mamma mia, si può dire che tiene le huevas? Mamma mia, assolutamente. Che carattere, che freddezza. Veramente un calcio rigore che se il portiere rimane fermo e te lo para, te lo porti dentro per tutta la vita uno sbaglio del genere, complimenti a lui, perché chi fa queste giocate vuol dire che ha grandissima personalità. Dispiace per la Spagna, chi perde i rigori, insomma, siamo passati un po' tutti nel bene e nel male, però diciamo che il Marocco porta a casa una qualificazione storica ma meritata, perché ha giocato una grande partita in fase difensiva e anche in fase propositiva con un Amrabat fantastico. I rigori sono così spietati, però insomma Marocco va avanti e non ha rubato nulla secondo me. Il Marocco arriva ai quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio per la prima volta nella sua storia. Il suo record, se così vogliamo chiamarlo, è stato nel 1986, quando è arrivato agli ottavi. Spagna fuori agli ottavi, esattamente come nel 2018. All'epoca fu buttata fuori dalla Russia, questa volta invece dal Marocco. Marocco che dunque si regala una serata di grande gioia. La delusione degli spagnoli affranti, seduti all'interno del cerchio di centrocampo, che cercano un po' di consolarsi a vicenda. L'eroe della serata, Hakimi, ma soprattutto l'eroe della serata, Bono, il portiere della Marocco, che ha respinto tutte quante le i tentativi di trasformazione da parte della Spagna, perché Sarabia ha colpito il palo, poi i due successivi rigori si sono infranti contro le manone di Bono, viene in questo momento issato e fatto saltare in aria, da steso dai suoi compagni di squadra festeggiare il grandissimo successo, il grandissimo risultato ottenuto dal Marocco. Il Marocco batte la Spagna 3-0 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari, i supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Marocco che elimina la Spagna e arriva ai quarti di finale della Coppa del Mondo, dove se la vedrà con la vincente dell'incontro di questa sera tra Portogallo e Svizzera.